Buongiorno a tutti, sono le 13.13, il nostro appuntamento del mercoledì. Ci si rivede per parlare, come sempre, di numerologia, di simboli e di date di nascita, ma oggi abbiamo scelto di parlare di un simbolo in particolare, che è questo. Eccolo qua, questo è, io ce l'ho appeso dietro di me ed è proprio il fiore della vita. In realtà non è solo un fiore della vita, ma come vedete è un gioco di tantissimi cerchi concatenati, connessi tra di loro, e già il simbolo di per sé è energia, il simbolo è vibrazione. Secondo Pitagora il numero era la legge dell'universo. In effetti vediamo che l'algebra, la matematica e anche tutto il mondo dell'etere, anche noi adesso stiamo trasmettendo questa immagine attraverso numeri, fondamentalmente numeri in codice binario, che trasmettono immagini, che trasmettono voce, e tutto passa nel quinto elemento, che è l'etere. Ma torniamo al simbolo. Il simbolo ha un valore enorme, perché il simbolo vibra energia, porta con sé energia, e quando parliamo di numerologia parliamo del simbolo numero, per cui il numero ha una sua energia e non è solo un qualcosa che ci serve per fare i conti, come abbiamo imparato a scuola da ragazzini, ma in realtà i numeri significano molto molto di più, e l'abbiamo visto insomma nei nostri incontri quando parlavamo di date di nascita. Ma il simbolo c'è nelle lettere. Le lettere sono simboli, nel senso che, non so, le più famose sono le lettere ebraiche. Le lettere ebraiche, che sono 22 lettere, sono veramente simboliche, hanno migliaia di anni di storia e vanno a costruire quello che è l'albero della vita, che si collega a questo simbolo che ho qui dietro, appunto il fiore della vita. Quindi anche le lettere, anche i nomi, vibrano energia, ed è assolutamente un'attenzione che dobbiamo fare a come usiamo le parole, perché le parole portano energia con sé, non solo nel significato, ma proprio anche nella vibrazione che si sente dal suono, perché il suono è un'altra delle tre grandi energie che parlano al nostro cuore, alla nostra anima, per cui simboli, disegni, diciamo così, lettere, numeri o questo che abbiamo dietro. Poi ci sono i suoni, tra cui la parola, il verbo, io sono il verbo creatore, e l'altro sono i colori della natura. In realtà è la natura che però chiaramente porta con sé i colori, i quali hanno delle vibrazioni, sono i colori della luce, nel senso i sette colori dell'iride, più che il colore considerato come pastello, perché la luce è appunto quello che ci arriva dal sole ed è una grandissima energia che poi si scompone nei colori e va a nutrirci a tantissimi livelli. Veniamo al nostro simbolo di oggi, che è il fiore della vita. Il fiore della vita è un simbolo antichissimo che si trova in tutte le culture, si trova nelle religioni, sì, come vi ho detto, nella religione ebraica, nelle religioni orientali, nelle religioni medio orientali, ma è considerato un portafortuna. Poi vedremo che è vero che porta fortuna, ma in un modo concreto, perché porta con sé una vibrazione importante. Quindi questo grandissimo simbolo antichissimo del fiore della vita è proprio legato alla natura, è legato alla creazione, è legato all'equilibrio, all'armonia, alla rinascita, ed è anche proprio una forma di protezione. È legato alla proporzione con il numero 6, che sappiamo essere insomma il numero della bellezza, il numero del trovare quello che siamo, e quindi ci trasmette questa sua energia e fa parte anche con i cerchi di una geometria sacra. La geometria è veramente, e le proporzioni sono qualcosa che interagisce con la nostra anima, con il nostro corpo. Fin dall'antichità le grandi cattedrali rispettano delle geometrie sacre molto molto
studiate da millenni, perché non sono a caso. Le grandi cattedrali, anche in Europa, e ne abbiamo molte in Italia, rispettano delle geometrie, delle proporzioni sacre. E venendo proprio al nostro, il simbolo della vita che abbiamo qui dietro, che si lega appunto al 6, si lega enormemente alla geometria sacra, a quello che è il Fi, il numero fisso che noi sappiamo essere quello della proporzione aurea, per chi vuol digitare, provare a vedere, insomma va a vedere la spirale aurea di Fibonacci, è veramente uno spettacolo di proporzione che aumenta sempre in modo appunto proporzionale, che 1.68 è un numero irrazionale che è sempre diverso, quindi c'è 1, 1, 2, poi 2 più 1, 3, poi 3 più 2, 5, 5 più 3, 8, 8 più 5, 13 e così via. E se mettiamo in proporzione due di questi numeri, 5 sull'8 mi dà questa grande proporzione che è il Fi, qualcuno si ricorderà che abbiamo studiato senza sapere che cosa significava, insomma, però il Fi, come il pi greco, come la legge di Pitagora per scoprire le proporzioni del triangolo, in realtà queste erano proporzioni legate ai simboli, legate alla natura, sono, nel senso che ve lo sto riproponendo proprio come energia, come vibrazione, per cui avere in casa, avere nello studio, avere, io ho girato in Oriente parecchio, direi che non c'è ristorante, hotel che non metta il fiore della vita che ho qui dietro, addirittura lo usi anche come ornamento quando dipinge l'hotel, quando dipinge i ristoranti, quando crea, perché questo porta una vibrazione favorevole ed è veramente concreta questa cosa. Quello che mi ha più impressionato nel vedere scientificamente, no? Perché comunque è bello sapere queste cose, queste magie, queste parti così importanti della nostra vita, della natura, del da dove veniamo, ma quando lo vediamo scientificamente provato ci impressiona ancora di più, e vi consiglio proprio di andare a vedere uno scienziato giapponese, Masaru Emoto, che lui ha proprio studiato come l'acqua, che è l'elemento più importante, forse uno dei più importanti del nostro pianeta, perché l'acqua si muove, se ci pensate, dappertutto, sta in madre terra e sta nella fogna, al posto probabilmente più sporco e schifoso, ma sta anche in un fiume che scende da un ghiacciaio, quindi un'acqua appena nata, oppure l'acqua che viene dalla pioggia, oppure, per come lo vogliamo vedere noi, l'acqua dentro di noi. Noi siamo oltre il 70% fatti di acqua, ma a livello molecolare quasi il 99%. Bene, questo che ha dimostrato questo grandissimo scienziato è che l'osservato e l'osservatore, le parole che noi diciamo, la musica che noi ascoltiamo, oppure il fiore della vita che c'è qui dentro di me, fa migliorare, come dire, i cristalli dell'acqua. E siccome siamo acqua, proprio miglioriamo dal punto di vista, come dire, della coscienza. Infatti lui la chiama proprio la coscienza dell'acqua. Acqua che porta memoria, quindi a seconda di quello che vive, entrando nel nostro corpo, stando nel nostro corpo, si trasforma. E vi sembrerà strano per chi non ha la mente aperta e per chi non sta, come dire, nella fiducia, nella curiosità. Io non voglio condizionare nessuno nel cambiare idea, magari nel riflettere o nell'ispirare, quello sì, provare ad andare a vedere, perché in effetti se stiamo nella legge più grande della vita che tutte le religioni insegnano, che è l'amore, o l'essere amorevole con le mie parole, o essere comprensivo, tutta questa parte fa migliorare proprio la coscienza dell'acqua, per cui l'acqua guardata al microscopio, se andate a vedere, ci sono libri su YouTube, su internet, tanti messaggi di Masaru Emoto, tanti video, potete vedere come l'acqua cambia da delle forme, diciamo, brutte e disordinate. Quando c'è una musica bellissima, lui mi sembra a memoria che usi musica classica, ma quando c'è l'amore nelle parole, un tono di voce comprensivo, l'acqua proprio diventa formata da cristalli veramente
stupendi, e siccome siamo fatti d'acqua ricordiamoci sempre, insomma, che la presenza, il modo di essere, il modo di parlare, il modo di vibrare, perché tutto è energia, quello che c'è intorno a noi, cambia proprio la coscienza. È uno degli esperimenti che ha fatto, è proprio legato al fiore della vita, per cui esistono tutti dei ciondoli portafortuna, ma in realtà credo che tanti non sappiano l'origine di portafortuna, sì, va bene perché un risultato c'è, ma in realtà c'è molta scientificità, come vi ho detto, c'è molta geometria sacra, c'è molta simbologia, c'è molta energia che si muove con questo simbolo, per cui ci sono aziende che fanno i bicchieri dove sul fondo del bicchiere viene disegnato il fiore della vita, e se uno versa l'acqua in quel bicchiere nel giro di pochi minuti, 2-3 minuti, l'acqua proprio diventa molto più bella, osservata al microscopio, e quindi entra nel nostro corpo e ci fa diventare anche noi più belli. Ma quando parliamo proprio di simboli, queste energie, queste vibrazioni ci possono lasciare sorpresi, ma credetemi, intorno a noi siamo sempre molto molto condizionati, non mi piace proprio la parola, però diciamo influenzati, cioè noi quello che vediamo simbolicamente quando entriamo in una cattedrale, quando il brand, mi viene da dire, di grandi aziende, ma anche i simboli brutti, non lo so, quelli che hanno condizionato il XX secolo, il più brutto credo l'abbiamo visto giorni fa quando si parlava della persecuzione ebraica, la svastica, ci basta vederlo e si apre un mondo dentro di noi immediatamente. Ma potremmo parlare della croce. La croce ha origine molto prima di Gesù, dei 2000 anni fa, dei 2000 anni fa, di quando nacque Gesù e fu messo in croce, ma era proprio la croce che simboleggiava il numero 4, simboleggiava il nord, sud, est, ovest, simboleggiava i quattro elementi. Poi c'è la croce, sapete, col cerchio dentro, che è quello dei Celti, perché il tema che vedete qui dietro, il tema del cerchio, il cerchio è veramente la figura, diciamo, perfetta, perché a parte che è considerato proprio simbolo di Dio, perché senza inizio e senza fine, il cerchio è vuoto, ma nel vuoto in realtà è dove si può riempire, dove si può mettere veramente tanto, dove c'è il nostro potenziale, dove c'è la nostra energia, dal quale zero comincia a nascere l'uno, poi il due, poi... Quindi il cerchio che è presente qui nel fiore della vita, con la proporzione del suo raggio che viene usato per fare appunto il fiore con i sei petali, è qualcosa di importantissimo. In Italia l'ha usato la Lega questa cosa, ma poi i partiti, poi abbiamo visto anche quando abbiamo fatto il numero 5, abbiamo visto la stella del 5, le Brigate Rosse, perché tutti questi mondi in realtà hanno usato simboli più antichi che in qualche modo hanno pensato rappresentasse la loro vision. Quindi la simbologia è importantissima. Io noto con piacere a volte, nel senso che sono sempre curioso, perché una delle simbologie che vediamo più applicate oggi qual è, che è estremamente di moda? Il tatuaggio, nel senso che le persone si tatuano. Quando noi, se lo facciamo non solo per la bellezza estetica, che ci sta ed è giusta, ma lo facciamo con un significato, noi mettiamo lì un simbolo che ha un grande valore per la nostra vita, ha un significato, perché se poi lo mettiamo in zone visibili, su un avambraccio, su una parte che quando ci specchi, quella ci ricorda tutto un mondo che ci ha circondato o che noi vogliamo perseguire. Quindi la simbologia è qualcosa di veramente molto molto importante, come la simbologia e la data di nascita che abbiamo visto più volte, no? La serie di numeri, giorno, mese e anno con la loro precipitazione, quindi numeri
che si combinano tra di loro con quello che stiamo dicendo oggi, che simbolo è anche il nome Franco e anche il cognome Bertoli, anche la somma di tutte le lettere, perché ogni lettera è un simbolo e porta con sé una vibrazione. A proposito di questo, per chi avrà piacere e vorrà, per 3 weekend a partire dal 20 di febbraio io terrò un corso appunto nella scuola Initiation School legata all'imparare a leggere i numeri, i simboli, le date di nascita. Faremo un weekend al mese per 3 mesi dove parleremo e metteremo giù proprio quelle che si chiamano, il corso è proprio fondamenta di numerologia. Una volta che sapete questo potrete giocare, divertirvi e costruire, che insomma chiamiamolo gioco, ma è molto di più di un gioco, perché con il simbolo si va al contatto molto profondo rispetto e riguardo a noi stessi, quindi è un tema veramente grandissimo e bellissimo. Riguardo sempre al fiore della vita, il fiore della vita lo troviamo principalmente in natura ed è da lì che è arrivato, ed è da lì, ma tantissimi simboli arrivano dalle forme della natura. Il fiore della vita particolarmente, perché nasce proprio dall'inizio dell'universo e lo possiamo trovare, come dire, nelle proporzioni dell'atomo come della galassia. Quindi questo simbolo qui dietro che io ho scelto, me l'ha fatto un artigiano molto bravo, perché questo è un pezzo, come dire, unico di legno che viene intagliato, ma poi ce n'è tantissimi. Se andate vedete che anche le proporzioni insomma sono piuttosto grandi, considerato che io sono quasi 2 metri, insomma è quasi la metà di me, ma a me piaceva come oggetto ornamentale, ma anche per il suo grande valore simbolico e perché appunto porta con sé la grande energia dell'amore, del benessere, del trasformare l'energia che c'è in un ambiente, piuttosto che l'energia, come abbiamo detto, e la vibrazione che c'è nell'acqua. È un valore veramente grande, in Oriente molto molto più riconosciuto e molto più usato di quanto non lo sia qui. È un caso, potremmo usarlo un giorno anche noi, perché effettivamente è particolarmente bello. L'importante è cominciare a capire che tutto quello che ci circonda, tutto quello che incontriamo qui e ora, è sempre simbolicamente qualcosa che fa muovere qualcosa dentro di noi, chiaramente se siamo presenti e concentrati, perché nel momento in cui siamo presenti e concentrati percepiamo l'energia del dove siamo, della natura, delle persone intorno a noi. Se non lo siamo, percepiamo di meno, no? Abbiamo parlato sempre di prestazione, che non vuol dire diventare più bravi, ma vuol dire essere tutto il bravo che siamo. Ma per essere tutto il bravo che siamo, in modo consapevole, dicendo io valgo, ho fiducia in me, è importante la concentrazione, è importante essere presenti, per cui anche i simboli che si incontrano, le persone che si ascoltano, diventano automaticamente qualcosa che ci insegna quello che ci succede, i simboli che abbiamo visto, ci riflettiamo un attimo, e questo non è un caso, però è un tema particolarmente lungo, ma in realtà non è mai un caso, perché ognuno di noi, la cosa principale è la propria storia, quindi io sono la mia storia, ma bisogna che nella mia storia sia stato attento a quello che mi è successo in passato per portarlo nel presente e usarlo oggi, oppure, come stiamo imparando oggi, nel presente, quando c'è un simbolo, io lo ascolto chiaramente di pancia, o lo ascolto con il cuore, lo ascolto con amore, e il fiore della vita, vi garantisco che è uno dei simboli più belli, più antichi, più perfetti, ad un livello che ci possono veramente fare compagnia, ispirarci nell'essere il meglio di noi, nel vivere quello che c'è com'è, con la più grande energia che esiste nell'universo, che è quella dell'amore, quella della passione, quello della concentrazione, vivendo quello che c'è, con gratitudine, che è amore per quello che c'è com'è, nel saluto che vi faccio anche oggi, nell'unione, perché essere uniti come le due mani, come le due parti del cervello, del corpo, ma uniti nella fratellanza con tutta la terra, ci vuole quello che è
il raggio, l'energia del numero 2, no? 1 più 1, 2, per unirsi c'è grande bisogno di amore e saggezza che viene dal nostro cuore, perché cuore e cervello sono sempre estremamente collegati e lavorano insieme. Bene, vi ringrazio, è stato un piacere, ci vediamo mercoledì prossimo e per chi vorrà ci vediamo il 20 di febbraio all'inizio del corso di fondamento di numerologia insieme a me. Grazie e buona giornata.